La mia famiglia è una famiglia estremamente particolare perché a partire da, non da mio bisnonno, ma potrei partire anche da lì, dal nonno, c'è tutta una sequenza di cose che riguardano la politica. Il nonno era un amico di Mussolini, quando anche Mussolini era un socialista, poi di Pertini, che è rimasto un socialista. Ma quando Mussolini cambiò fede, è ovvio che l'ha fatto per diventare padrone d'Italia, mio nonno andò in Francia e incominciò a scrivere degli articoli sull'Avanti e quindi ci fu una grossa inimicizia, anche se sempre contenuta, entro certi limiti, perché erano poi rimasti un po' amici, anche se si odiavano. Sa com'è, prima l'amore, poi l'odio. Comunque il nonno era estremamente coinvolto nella politica, il babbo non lo era molto, ma si lasciava andare e cercava di difendere suo padre, con ovviamente cosa succedeva, che non potevano stare in Italia. Il nonno viveva a Parigi, mio padre viveva a Monte Carlo. Io un po' direi che non ho ereditato molto da loro due. Ho avuto una vita diversa perché sono vissuto in questa casa durante la guerra, dove qui c'era mia zia, lo zio, eccetera, e mia madre. E quindi un po' ho preso su cose da mondi diversi, quindi sono un po' un bastardo, insomma, è normale. Sono stato fortunato perché ho avuto delle scuole molto interessanti. Voi pensate prima di tutto che, siccome ero uno che era venuto via da Napoli dopo non so quanti centinaia di bombardamenti, non me lo ricordo, mamma mi aveva mandato a Modena, ma le scuole erano incominciate, sono stato adottato dalle dame orsoline che mi avevano messo in una classe di femmine. E io ero in un banco separato, sollevato, in fondo all'aula, perché così non avevo contatti. Però devo dire che, per esempio, era l'ultimo anno delle elementari, ma cioè quell'annata lì è stata particolarmente interessante da un punto di vista del rapporto che c'è tra l'insegnamento con delle donne e l'insegnamento con dei maschi. Perché c'erano dei punti in cui insegnavano determinate cose, come comportarsi, eccetera. Io certo non riguardavano me. Modena-Milano, sì. Milano mi ricordo che guardavo dalla... Stavamo... Accidenti, non mi ricordo più la via. Ma me la verrà in mente perché la voglio dire. No, ma stavo sul balcone a guardare le macchine che passavo. E mi ricordo che le due macchine che io riconoscevo sempre erano l'Aprilia e l'Ardea, dal posteriore, che faceva così, eccetera. E quindi ero lì sopra e dicevo, una Aprilia, una Ardea. E così lasciavo stare mia madre e mio padre, che facevano altre cose. Comunque Milano, e poi dopo Milano, sono andato a finire vicino ad Abbiate Grasso, dalla zia Elettrica. Si chiamava Elettrica perché era una donna che viaggiava moltissimo per l'Europa. E allora le sorelle la chiamavano la zia l'Elettrica. Allora io la zia Elettrica... E sono andato lì sopra perché non c'erano bombardamenti. Poi sono ritornato a Napoli con mia madre perché aveva paura di trovarsi separata dal marito, cosa che è successa perché lei è partita, gli americani hanno tagliato l'Italia in due e noi siamo dovuti ritornare a Modena. Abbiamo abitato in questa casa durante gli ultimi 2 anni o 3 anni di guerra e poi la famiglia si è riunita di nuovo. Mio padre è venuto su con praticamente di dietro al fronte ed è arrivato in una bicicletta con una barba lunga così e dietro aveva tutto quello che gli era rimasto, che era una valigia, perché i bombardamenti, tutto quanto. Dopodiché io ho fatto una vita normale, ho avuto la fortuna di avere sempre delle scuole, posso dire tra le migliori, in particolare l'università che ho fatto a Bologna, dove ha avuto Benuzzi, insomma dei grandi professori. Avrei dovuto comunque scegliere ingegneria perché mi piaceva disegnare case, mobili, ma avrei dovuto scegliere ingegneria civile. E invece cambiai improvvisamente perché ricordo che ero in America e visitai una fabbrica di motori dove c'era una, come si può dire, una
piastra in marmo all'ingresso della Northrop, dove c'era scritto che il calabrone, secondo tutte le teorie aerodinamiche più moderne, non potrebbe volare, perché è pesante, c'ha delle superfici alari piccole, però lui non lo sa e vola. Questa cosa mi colpì moltissimo, io avrei voluto andare lì e studiai pensando di andare lì, fino all'ultimo momento. Enzo Ferrari, che era un amico di famiglia, mio padre è stato un uomo Ferrari, voi pensate che il primo motore dell'Alfetta è nato a Modena, a casa di Enzo Ferrari, e gli uomini che l'hanno fatto erano in quattro, c'era Enzo Ferrari, mio padre, Giberti, e poi c'era quel famoso meccanico che è stato là, il meccanico della bimotore, eccetera. E quelle persone lì sono quelle che hanno fatto i pezzi che poi hanno permesso di montare il primo motore dell'Alfetta, ma poi scoppiò la guerra e quindi l'Alfetta corse dopo la guerra e vinse parecchio anche. Quindi più o meno mio padre era un uomo Enzo Ferrari, infatti durante la guerra fu militarizzato a Napoli, perché in quel grande stabilimento lì, finita la guerra, venne su e Ferrari lo riprese con sé, poi dopo fu quasi normale. Io stavo aspettando ad andarmene, lui mi disse: intanto vieni a spendere un po' di tempo qui. Sono andato a spendere un po' di tempo in Ferrari, sono rimasto là per 29 anni. È stato un po' troppo di tempo, secondo me, ma è stato così. Avevo avuto un incontro col professore di macchine che mi avrebbe laureato. Parlammo molto dell'Europa, di cui già allora si parlava. Allora io proposi a questo professore di fare una tesi sopra una macchina che io avrei ritenuto la macchina dell'Europa e che quindi pensai, sbagliando tutto, perché se oggi pensate che le macchine più desiderate sono i SUV, io invece pensai una macchina economica, veloce, con un motore semplice che era il motore Tigre della Dina Panhard, e feci praticamente, disegnai completamente il motore, aggiungendo anche qualcosa al motore della Dina Panhard, che era un motore veramente moderno. E per la macchina feci poco, perché comunque sarebbe stata una tesi troppo esagerata. Quindi la macchina la introdussi praticamente come contorno, ma la tesi riguardava principalmente il motore bicilindrico. Già penso a questo qui, pensate oggi girare con un bicilindrico, ma è la 500, era un bicilindrico, e penso che la 500 sia quella forse che ha messo in macchina la maggior parte degli italiani. Forse c'è un punto di cui io sono venuto a conoscenza, che forse sia stata la 127 che ha messo in macchina molti più italiani, perché era una macchina, cioè, per cui uno si sacrificava di più, perché la 500 è una macchina a due, sì, quattro posti, però i bambini dovevano rimanere corti. Io dico che la 500 era più divertente, infatti io avevo una 500 con tutto il sedile indietro, poi dietro aprivo che non serviva a niente, ma per far più rumore. Comunque la 500 è stata una magnifica macchina, è stata la prima, poi dopo sono passato a una 1100 con le codine, che io amavo quelle codine, cioè che sono bellissime. L'unico problema è stato che avevo comprato una macchina con le gomme che avevano la fascia bianca e ne ho rovinata una. Quando mi hanno detto che la dovevo cambiare tutte quante, sono entrato quasi in ospedale, perché era una cifra piuttosto elevata. Non si trovavano le gomme con la fascia bianca. As time goes by,